È il 27 marzo del 1955 e proprio dove ci troviamo adesso sta per avere inizio l'ultima parte della storia che vi raccontiamo oggi. Proprio qui infatti si posiziona la Lancia D50 di Alberto Ascari che partecipa all'ultima edizione di questo Gran Premio. Ci troviamo a Torino, qui dietro di me c'è il Castello del Valentino e mentre oggi molti torinesi si rilassano dallo stress della vita in città, alcuni non sanno che parecchio tempo fa le macchine più veloci del mondo sfrecciavano su queste strade. E oggi vi raccontiamo la storia di questo Gran Premio, la storia del Gran Premio del Valentino. Bentornati sul canale della Formula 1 dimenticata, io come sempre sono Andrea e buon 2022 a tutti. Cominciamo quest'anno, in realtà l'abbiamo già cominciato, con il vlog di Yuri per la sua visita alla DZ Engineering e anche con la nuova puntata di Formula 1 Story. Se non le avete viste iscrivetevi al canale e attivate la campanella, perché se non le avete viste vuol dire che la vostra campanella non è attiva, non suona questa campanella. Se voi la attivate suona e vi dice oh, ha caricato un nuovo video della Formula 1 dimenticata e quindi voi lo potete vedere. A parte questo, oggi siamo qui per una nuova puntata di Gare Dimenticate e oggi, lasciatemelo dire, gioco in casa, perché si parla del Gran Premio del Valentino, la Formula 1 a Torino, ed è un argomento che mi tocca da vicino, essendo io del Piemonte, di pochi chilometri da Torino, e quindi, come avete visto nell'introduzione, sono andato esattamente nel luogo in cui questa gara si svolgeva per dare un po' un'atmosfera diversa a questo video. Anzi, cominciamo proprio da lì, dopo avervi detto di seguirci sui social e tutte queste cose qua, cominciamo proprio da lì, dicevo, per la nostra storia. Tra il 1935 e il 1955, infatti, proprio lungo i viali del parco e lungo Corso Massimo D'Azeglio, si snodava un circuito percorso dalle vetture di Formula A, competizione motoristica antenata della Formula 1. Era un circuito lungo 4,2 km che i piloti dovevano percorrere per 90 volte per un totale di 378 km. La sezione del Reale Automobile Club di Torino, città natale di case automobilistiche importanti come Fiat e Lancia, aveva già organizzato delle cronoscalate, ma non aveva mai pensato a un vero e proprio Gran Premio da disputarsi per le vie della città, almeno non fino al 1935, quando venne poi organizzato il primo Gran Premio del Valentino, perché si correva appunto nel Parco del Valentino, a pochi passi dal centro cittadino. Il giorno di questa prima storica gara è il 7 luglio 1935 e il Gran Premio del Valentino prende il posto della cronoscalata Susa-Moncenisio. Il circuito, negli anni in cui è stato usato, ha subito diverse modifiche da un'edizione all'altra. Il primo storico circuito del Valentino partiva dal piazzale antistante il castello e, dopo aver superato l'orto botanico, svoltava a destra e seguiva il fiume Po, oltrepassando il borgo medievale costruito per l'esposizione del 1884. Da lì passava sotto l'arcata del Ponte Isabella e proseguiva fino al nuovo Ponte Vittorio Emanuele III. Qui svoltava di nuovo per tornare al Ponte Isabella, che questa volta attraversava da sopra. Dopo aver superato il Palazzo del Festival della Moda e un laghetto, tornava alla partenza davanti al castello. In questa prima edizione la gara doveva essere disputata su tre manche da 20 giri ciascuna e i primi tre di ciascuna manche eliminatoria partecipavano alla finale composta da 40 giri. L'evento era inoltre aperto alle auto da corsa di qualsiasi cilindrata. Ogni manche, tra l'altro, prevedeva un montepremi per il podio. Per esempio, nelle eliminatorie, il primo classificato si aggiudicava 3.880 lire, il secondo 1.940 lire e il terzo 970 lire. Si alzavano, ovviamente, per la finale i premi, in cui il primo classificato si aggiudicava 29.100 lire, il secondo 14.550, mentre il terzo 5.820 lire. Tra le 8 tribune allestite e i lati delle strade si è stimato che fossero circa 30.000 gli spettatori di questo primo evento. Tra l'altro, le brevi distanze di gara permettevano di non fare rifornimento e anche l'usura degli pneumatici era minima, quindi ci si aspettava che i piloti sarebbero stati in grado di correre a tutto gas.
A livello di piloti e scuderie però c'è il primo tasto dolente di questa edizione. Infatti il Gran Premio del Valentino si svolse lo stesso giorno del Gran Premio della Marna sul circuito di Rennes. Quindi la lista dei piloti e delle scuderie era esigua sia da una parte sia dall'altra. A Torino si presentarono le Alfa Romeo della scuderia Ferrari, le Maserati e le Bugatti, con piloti comunque d'alto calibro come Farina, Taruffi, Eugenio Siena, ma soprattutto l'idolo del pubblico, Tazio Nuvolari. Sarà proprio il mantovano ad affermarsi nella manche finale, precedendo Brivio e Pintacuda, con le Alfa Ferrari che monopolizzano tutto il podio. 2 anni dopo, le vetture tornano a rombare sulle sponde del Po. Macchine e protagonisti erano pressappoco gli stessi dell'edizione precedente e infatti tutti si aspettavano un nuovo trionfo di Tazio Nuvolari. Contrariamente ai pronostici della vigilia, invece, questa gara si rivelerà una bruttissima esperienza per Nuvolari. Infatti durante le prove libere la sua auto si gira in testa a coda e va a sbattere contro un albero, ribaltandosi e sbalzando fuori il mantovano volante. Qui volante sul serio. Il pilota si salvò miracolosamente perché nella carambola la vettura lo colpì ma senza schiacciarlo. Nuvolari venne portato in ospedale, da cui venne dimesso dopo 3 giorni con un vistoso corsetto di gesso. La vettura nell'impatto però non si era danneggiata gravemente, infatti in gara venne utilizzata da Pintacuda. Con Nuvolari fuori dai giochi, Giuseppe Farina ebbe vita facile e conquistò la pole position con un tempo più lento di 1 secondo e 2 rispetto a quello fatto segnare da Nuvolari il giovedì. Con tutti i favori del pronostico su di sé, alla partenza la domenica Farina si fa sorprendere da Brivio e Carlo Felice Trossi. Proprio Antonio Brivio fu l'unico pilota a non soffrire di problemi di surriscaldamento della propria vettura durante la gara e vinse dominando tutti i 90 giri, tagliando il traguardo con oltre 2 minuti di vantaggio su Farina e Trossi. Pintacuda con il 4º posto completa il poker Alfa Ferrari e sulle tribune il pubblico mormora un po' perché la gara precedente della categoria V2Ret era stata molto più avvincente, mentre qui le Alfa avevano fatto il vuoto, dominando la gara e guidando praticamente con la sigaretta in bocca. E non è un modo di dire, secondo le testimonianze dell'epoca, non si sa quanto veritiere, Trossi tagliò il traguardo mentre si godeva una sigaretta. Come per tutte queste storie iniziate negli anni 30, però, arriva la guerra a scombinare tutti i piani e Torino deve aspettare addirittura 9 anni prima che il rombo dei motori torni a riecheggiare in città. Per la precisione, il 1° settembre 1946. Allora fermo un attimo il me in esterna perché devo fare una precisazione. Qui le notizie principali su questa edizione del Gran Premio ci arrivano dalla stampa di Torino, quindi mettiamo le mani avanti, il quotidiano è di parte. Nel presentare questa edizione ci dice che a Torino sono attesi oltre 100.000 spettatori e che mai Torino avrà vissuto una giornata di sport paragonabile a questa, organizzata con tanta larghezza, signorilità e perfezione di mezzi, animata da protagonisti di tal numero e levatura, festeggiata da un pubblico più folto ed entusiasta in una cornice più affascinante. Questo Gran Premio è inoltre definito storico perché si può affermare che si tratta del primo GP di Formula 1 della storia, o perlomeno è il primo evento che sperimenta, anticipandola, la formula prevista per le corse del quadriennio 1947-1951 che abolisce ogni vincolo di peso. Alfa Romeo, Maserati, De La Haye ed Hera sono le scuderie che si danno battaglia sul circuito del Valentino, o almeno sulla carta, perché nelle prove non c'è storia. Con Farina l'Alfa domina tutte le sessioni. In quegli anni non c'era proprio competizione, quando le Alfette erano in giornata erano semplicemente imprendibili. Le Maserati dietro cercano senza successi di tenere il passo. Anche la schiera dei piloti è di prim'ordine, con nomi come Varzi, Trossi, Nuvolari, Farina, Reg Parnell, Louis Chiron ed Enrico Platé. A poche centinaia di metri dalla partenza arriva il primo colpo di scena di questo Gran Premio. Infatti Nino Farina è costretto al ritiro da problemi alla trasmissione. Anche Nuvolari lamenta problemi agli ammortizzatori sulla sua vettura. Il mantovano cerca di proseguire fino a che una delle posteriori si stacca di netto. Nuvolari pensa un'impresa su 3 ruote, ma solo per un attimo. Decide che stupirà il pubblico torinese qualche giorno dopo, ma lui ancora non lo sa.
parcheggia la propria vettura e alza bandiera bianca. La schiera dei ritiri comunque è appena iniziata, perché su 23 partenti alla fine arriveranno al traguardo ben 9 vetture. La gara si ridusse poi a una lotta a due tra Varzi e Wimille, due Alfa Romeo. Alla fine iniziò pure a piovere e sotto l'acqua fu proprio Varzi a spuntarla dopo 60 giri di mezzo secondo. A questo punto permettetemi una piccola deviazione, come vi ho anticipato poco fa, perché voglio assolutamente raccontarvi l'episodio forse più famoso avvenuto su questo circuito, ed è un episodio che accadde appena 2 giorni dopo la gara che vi ho appena descritto. Infatti il martedì successivo a questo Gran Premio si svolse un'altra competizione sullo stesso circuito, questa volta riservata alle vetture della categoria Sport. L'inizio della corsa venne dato alle 18 per permettere a chi lavorava di poter arrivare in tempo al circuito e godersi lo spettacolo. In prima fila scattano le Cisi Italia di Nuvolari, Taruffi e Sommer, equipaggiate con un motore Fiat 1100. È chiaro fin da subito che le vetture torinesi sono più veloci rispetto alle avversarie, ovvero le Maserati e le Simca. Al secondo giro Nuvolari passa leggermente attardato rispetto ai primi, entra nei box e getta via il volante della propria vettura, ripartendo governando la macchina con le staffe dello sterzo. Il gesto suscita dapprima incredulità, poi brivido e poi incontenibile entusiasmo negli spettatori. I commissari torinesi fanno disperatamente cenno al mantovano di fermarsi, ma ovviamente senza successo. Nuvolari prosegue. Solo dopo parecchi giri si ferma i box, non per ritirarsi, badate bene, ma per assicurare il volante alla vettura con del filo di ferro. A questo punto l'episodio è già entrato nella leggenda, gli applausi del pubblico diventano frenetici. Alla fine Nuvolari riuscirà a terminare la gara in 13esima posizione, tagliando il traguardo mentre agita il volante, nel frattempo staccatosi di nuovo e suscitando il tripudio della folla. A vincere è stato Piero Dusio, ma praticamente nessuno se n'è accorto. Per l'edizione dell'anno successivo arrivano le vetture francesi in ascesa, ovvero le Talbot, le Delahaye e le Delage, che si aggiungono a Fiat, Maserati, Ferrari, BMW e ovviamente Alfa Romeo, però prive queste ultime degli alfieri più blasonati. A farla da padroni in qualifica sono Pozzi, Villoresi e Ascari, mentre sulla gara della domenica io purtroppo non sono riuscito a trovare grandi testimonianze, a parte il fatto che venne vinta da Sommer su Ferrari. Per esempio il cronista della stampa, al posto di raccontarci la gara, si è lanciato in un'invettiva contro gli amministratori della città per lo stato di degrado in cui venne lasciato il Valentino dagli spettatori, affermando che si è bivaccato dappertutto, sui verdi tappeti con tanta cura tenuti dal municipio. Si sono calpestate aiuole, siepi, piante. In un giorno solo si sono arrecati danni come ne farebbero 1000 ragazzi in un anno. Ma passiamo all'anno successivo, il 1948, in cui la corsa viene programmata per il 5 settembre e assume eccezionalmente la denominazione di Gran Premio d'Italia. Poiché il tracciato di Monza in quel periodo era in manutenzione, si decide di tornare alla città della prima capitale italiana, Roma provincia Torino capitale. Mi dispiace, dovevo dirlo, l'ho detto. Il destino vuole che la pioggia insegua questa corsa. Infatti nei giorni precedenti al Gran Premio si verificano eccezionali nubifragi in tutto il Piemonte e in tutto il nord-ovest, che provocano allagamenti, grandi disagi e mettono a rischio non solo l'afflusso degli spettatori al circuito, ma lo svolgimento stesso della gara. Il sabato, durante le qualifiche, i piloti devono lottare con l'asfalto umido e le condizioni precarie, ma nonostante questo, fortunatamente, non si verifica nessun incidente. Ancora una volta sono le Alfa a dominare con Wimille e Trossi, seguite dalla Maserati di Villoresi e dalla Ferrari di Sommer, vincitore l'anno precedente. Per quanto questo Gran Premio non sia molto ricordato, qualunque tifoso Ferrari, almeno nella mia modesta opinione, dovrebbe scolpire la data del 5 settembre 1948 come una delle date cardine della scuderia che tanto ama. Perché? Perché gli anni post-bellici per Enzo Ferrari e la sua scuderia non sono proprio facili. La nuova vettura costruita nel 1946 con motore a 12 cilindri
fatica a decollare e il Drake sta pensando di dedicarsi ad altri tipi di competizione, ovvero le sport car e le gare endurance. Al Gran Premio d'Italia, al Parco del Valentino, la Ferrari iscrive 3 vetture con Farina, Sommer e il principe thailandese Bira. Le favorite per la vittoria finale tuttavia rimangono comunque le Alfa e le Maserati all'inizio della loro epoca d'oro. La pioggia battente iniziata al venerdì non accenna a diminuire e infatti anche alla domenica la gara si svolge sotto il diluvio, gara che viene vinta dall'Alfa Romeo di Jean-Pierre Vimille, ma dietro di lui si scatena la bagarre per il podio che l'asfalto bagnato rende ancora più avvincente. La Ferrari di Raymond Sommer rimane in lotta con Villoresi per tutta la gara e alla fine, grazie all'agilità della sua monoposto, Sommer coglie un terzo posto inaspettato. Questo podio, arrivato in maniera del tutto inattesa, contribuì a far cambiare idea ad Enzo Ferrari sul progetto monoposto. Possiamo dire che, in qualche modo, quel giorno Raymond Sommer cambiò la storia di Enzo Ferrari, della sua scuderia Ferrari e del motorsport. Nonostante la pioggia battente, si sono stimati circa 30.000 spettatori per questa gara. Tuttavia, bisogna aspettare altri 4 anni prima che le vetture tornino su queste strade. 4 anni in cui il mondo dell'automobilismo però cambia radicalmente. Infatti nel 1950 prende il via il primo campionato del mondo di Formula 1 e sono ben pochi i tracciati che possono fregiarsi dell'onore di ospitare una tappa del mondiale. E soprattutto in Italia, dove c'erano circuiti cittadini sparsi un po' ovunque, queste gare finiscono fuori dal calendario. Nel 1952 Ascari, Farina, Villoresi e altri assi del volante si danno battaglia sulle strade del Valentino davanti a una folla molto più numerosa di quella che si aspettavano gli organizzatori. La stampa scrive nel suo articolo che questa è diventata ormai una tradizione di cui Torino non può più fare a meno, senza sapere che si tratta in realtà della penultima edizione del Gran Premio su quel tracciato. La Ferrari porta le sue 375 di Formula 1 con il motore V12 aspirato da 4.500 cm3, affidandole a Villoresi, Ascari, Farina e Parnell. In pista però ci sono anche le 500 F2 a 4 cilindri con Taruffi e Fischer, le 212 e le 125. Tutti i favoriti per la vittoria, insomma, sono al volante di una rossa. Esattamente a metà gara, però, il pubblico ha un sussulto di paura. Uno dei beniamini di casa, ovvero Nino Farina, mentre sta inseguendo un Ascari lanciatissimo verso la vittoria, sbaglia e la sua vettura si ribalta. Ne uscirà, fortunatamente senza gravi conseguenze, ma comunque con un paio di costole fratturate. Al terzultimo giro, quando tutto sembra deciso, però le sorti della gara si ribaltano perché succede un clamoroso colpo di scena. Scusate, mi è salito il Vanzini. Comunque, Ascari, che fino a quel momento aveva dominato tutta la gara, d'improvviso comincia a rallentare e rallentare e rallentare fino a che la sua vettura mestamente si arresta a bordo pista. Probabilmente in una delle zone più irregolari del tracciato, un sasso ha bucato il suo serbatoio. Cose che accadono in un circuito cittadino. Tolti i due principali contendenti, sarà Villoresi a trionfare davanti a Taruffi e Fischer. L'ultima edizione del Gran Premio del Valentino, quella più famosa e più ricordata, si disputò nel 1955. Mano a mano i vari circuiti cittadini stavano venendo soppressi per i vari problemi di sicurezza legati alle stradine troppo strette e ai muri troppo vicini al tracciato. Beh, non era il caso di Torino con i suoi vialoni larghi, però contenere il pubblico che arrivava sempre più numeroso a questi eventi stava diventando molto complicato. Il 27 marzo 1955 c'è una mostra di grande interesse alla Galleria di Arte Moderna. Quel giorno non si vende neanche un biglietto perché tutti i più grandi assi dell'automobilismo mondiale si sono dati appuntamento a Torino, al Parco del Valentino. Le Maserati appaiono come le vetture più in forma. Le Lancia in prova si nascondono, ma Ascari sembra in ottima condizione. Quanto alle Ferrari, invece, non è ben chiaro quale sia il vero potenziale delle vetture del cavallino rampante. Dopo 2 giorni di prove con risultati poco convincenti dati dal nuovo modello detto Super Squalo, i tecnici Ferrari decidono di tornare al modello dell'anno precedente. A detta dei piloti, il tracciato è piuttosto difficile e molto dissestato in alcuni punti e le rotaie del tram creano ulteriore difficoltà, come in ogni tracciato cittadino. Durante le qualifiche del sabato, il pilota
pilota della Maserati, Sergio Mantovani, è vittima di un bruttissimo incidente capitato nella zona nord del circuito, nei pressi del sottopasso. Infatti, la sua Maserati 250F urta un cordolo e si cappotta sbalzandolo dall'abitacolo. Nella carambola la vettura finisce sopra la sua gamba sinistra, che gli verrà amputata, ponendo così fine alla carriera automobilistica del 26enne. Ascari, Berà e Musso occupano la prima fila, davanti a Farina, Mieres, Villoresi, Trintignant e Castellotti. Al via Ascari viene infilato dalle Maserati di Musso, Mieres e Berà. Musso mantiene la testa fino al 21esimo giro, quando, per un guasto al tubo dell'olio, è costretto al ritiro. Ascari riprende quindi le redini della corsa. Quel giorno le Lancia D50 sono in giornata di grazia, al contrario ad esempio delle Ferrari, e Ascari conquista la prima storica vittoria della scuderia Lancia in un Gran Premio di Formula 1. Pensate, Ascari non vinceva in Formula 1 dal Gran Premio di Svizzera 1953. Secondo è Mieres davanti alle altre due Lancia D50 di Villoresi e Castellotti. Le auto progettate da Vittorio Jano si rivelano in sostanza quelle più affidabili. Per esempio, delle tre Ferrari ufficiali in gara, soltanto quella di Shell arriva fino in fondo, mentre quelle di Farina e Trintignant cedono per problemi alla trasmissione. Anche le Maserati rimangono in gara con una sola vettura, quella di Mieres, sul podio, ma si prendono anche il giro veloce con Berà, poi ritirato. Tra l'altro si tratta di tre monoposto molto differenti anche tecnicamente tra di loro. Per esempio la Ferrari monta un 4 cilindri, la Maserati è rimasta fedele al 6 cilindri, mentre la Lancia D50 monta un 8 cilindri a V con alesaggio e corsa pressoché identici. A livello di prestazioni era la meno potente delle tre, ma sicuramente, almeno a conti fatti, la più affidabile, e questo le ha dato la vittoria. Una vittoria di una vettura torinese sul circuito torinese. A posteriori non c'era modo migliore di concludere l'avventura della Formula 1 al Parco del Valentino.